Professore, oggi Como Lake 2023, che cosa emerge dal dibattito odierno? Beh, io posso dire quello che ho cercato di sostenere, ed è che siamo in un'epoca di frammentazione. Infatti il mio intervento si intitola appunto L'età della frammentazione. Questo purtroppo lo vediamo a livello politico, ma lo vediamo anche a livello economico, a livello di internet, in cui la rete si sta dividendo in canali. Qui abbiamo gli hyperscaler che, perseguendo ovviamente il loro business model, cercano di arrivare ai loro clienti, ognuno proponendo soluzioni diverse, prodotti diverse, e però intervenendo anche sul funzionamento della rete. Quindi non sono più solo over the top, sono anche under the top e nella rete. E questo potrebbe comportare appunto una frammentazione di internet, che è negativa perché internet è nata per essere unica, per essere interoperabile, come ha ricordato oggi anche Bill Cerf, che è uno dei padri appunto di internet. La rete deve essere accessibile a tutti e deve essere possibile farlo con le prestazioni adeguate ai tempi. E quindi da un lato bisogna evitare che si differenzi ancora di più di quanto non lo sia, e dall'altro occorrono investimenti sulle infrastrutture per mantenere la qualità a livello adeguato e ovunque, non solo in certi posti, cosa che invece sarebbe un rischio se andassimo verso questa fratturazione. Qual è il quadro, diciamo, delle telecomunicazioni in questo momento e poi il rapporto sempre, come dire, un po' conflittuale con gli over the top? Questo è il punto, che il sistema sia un po' ingessato, perché la Commissione europea prima ha spinto verso una competitività molto forte, adesso invece propone dei correttivi perché la situazione appunto non è rosea dal punto di vista degli operatori, che si trovano a operare in condizioni obiettivamente molto difficili, e quindi il rischio è che non ci siano soldi per sviluppare infrastrutture, e se questo avviene ci perdono tutti, perché poi anche gli over the top non riusciranno a raggiungere i loro clienti se l'infrastruttura non viene opportunamente sviluppata. Questo è il punto chiave, no? Lo sviluppo dell'infrastruttura, che significa la rete fissa, la rete mobile, ma anche edge cloud e anche un cloud distribuito, di servizi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Quindi fair share possiamo dire è un falso problema, o comunque un qualcosa che non risolve i problemi? Non è che un falso problema, è che bisognerebbe arrivare a una cooperazione tra gli attori in cui dei flussi di denaro vadano verso l'infrastruttura. Adesso io non voglio entrare nelle modalità, nei dettagli, peraltro non è nemmeno il mio mestiere, quindi facilmente direi delle cose non corrette anche dal punto di vista economico e commerciale, quindi io non entro nelle modalità, dico solo che occorre portare flussi di denaro verso lo sviluppo dell'infrastruttura. Questo può passare per un aumento dei prezzi, può passare per una diminuzione dei costi, può passare per un trasferimento di fondi dagli over the top agli operatori, fatto con modalità opportune, perché è stato detto anche oggi dagli operatori stessi, no? Non si parla di tassa, si parla eventualmente di cose diverse. Però quale che sia la modalità, no, con cui si arrivino a portare investimenti in queste tre grandi componenti, bisogna farlo, perché noi ne abbiamo bisogno, gli utenti ne hanno bisogno. Grazie mille, professore.